Buon Natale a tutti. In questo giorno in cui Dio entra nella casa del mondo, nella casa del nostro cuore, andiamo a trovare una persona che ci è familiare, Gianni Morandi. Tu scendi giù dal cielo, neve, per dar la gioia ad ogni cuore. Alza gli occhi e guarda lassù. È Natale, non soffrire. La prima canzone che ricordo tua, mi è sempre piaciuta e ho citato anche recentemente ai ragazzi, è Mondo d'Amore. E per due motivi, perché è un grande immagine di futuro e poi perché c'ha i comandamenti. Due, non la deludere, lei credente. Tre, non farla piangere, vive per te. Quattro, non l'abbandonare, ti mancherà. E poi c'era proposta per tutti: uno, non tradirli mai, i ragazzi, il futuro, quando tu che sei grande ricordati di loro, non tradirli, non abbandonarli, non illuderli. Insomma, era bello. A me piaceva per questo, perché c'era il rapporto personale, ma c'erano anche gli altri, sarebbe l'io e il noi. Ma poi era per tutti quelli che nel 66 erano andati ad aiutare a Firenze? Sì, perché ci fu l'alluvione. Io ero militare in quel periodo. Noi andammo col battaglione Genio Pionieri della divisione Legnano, che eravamo di stanza a Pavia, ma c'era tanta gente. E c'era un'idea di devastazione. E ricordo quel periodo, sì, di grande fratellanza, riuniva tante persone che venivano da tutta Italia. E la cosa che dà più soddisfazione è cercare di far sorridere una persona o di aiutarla in qualche modo. E quello ti riempie un po', ti fa sentire uomo, ti fa sentire non inutile, ecco questo. Siccome questa è proprio la cosa più importante per vivere bene, perché qualche volta noi possiamo pensare che fare qualcosa per gli altri sia togliercela a noi. Appunto, come dici tu, è esattamente il contrario, in realtà ti togli qualcosa, ma trovi molto. È sempre importante che aiutare gli altri, che la vita è fatta anche di incidenti, che certo. Dici, ma com'è possibile? E invece succede. Mi ha colpito anche quando tu hai avuto l'incidente, anche così, come l'hai vissuto, come l'hai affrontato. Io raccoglievo dei rami, una cosa che faccio sempre qui in campagna, c'è sempre poti una cosa, raccogli dei rami secchi e poi c'è una buca, metto dentro tutta questa, e quando ce n'è un bel po' chiamo la protezione civile, dico dovrei bruciare, bisogna informare. E quella sera stavo rimettendo dentro e con un forcale, un attimo di distrazione, sono volato dentro. E lì ho avuto, non so neanche come sono, qualcuno mi ha guardato dall'alto. Questo ha detto vieni fuori che non è il momento. Ma mi sono poi trovato lì al centro ustionati di Cesena con dei casi ancora molto più gravi del mio. Quindi mi sembrava di essere un malato leggero. Però sono stato 27 giorni in terapia intensiva e alla fine insomma la mano adesso piano piano. Non sono uno che pregava moltissimo, ma lì mi sono trovato a pregare. A pregare non per cercare, ma per essere stato salvato. Un ringraziamento. La preghiera è una cosa che aiuta molto. Non si ferma più. Poi ho avuto delle manifestazioni di amore veramente da tanta gente. Che mi ha, perfino una canzone mi hanno scritto in allegria, cioè cercando di tirarmi su di volare, un mio amico cantautore Giovanotti, che è bravissimo. L'allegria.
questa canzone mi ha molto aiutato. Era un momento, mi sentivo debole, mi sentivo fragile un po'. E poi tante altre testimonianze, sicuramente il nostro, tornando al nostro padre, alla fine ci aiuta, ci consola. E faccio ripartire, ripartire, quando è bella l'allegria, devo ricordarmi. Ho bisogno di allegria, non dimenticarmi. Tu sei nato sotto Pio XII, poi Papa Giovanni, Papa Buono, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II però l'hai conosciuto. Sì, l'ho conosciuto. E poi facevo un grande spettacolo qui a Bologna e ricordo che alla fine di ogni canzone il Papa voleva che ci avvicinassimo a lui. Per salutarlo, per darvi. Per salutarlo, lui mi fece così e mi disse, io tremavo un po' perché sai, mi prese le mani e mi disse, Signore ti ha fatto un dono, ricordati, usalo bene questo dono che hai, perché hai una responsabilità. Poi è stata una bellissima occasione quando abbiamo conosciuto adesso Papa Francesco. Papa Francesco. Qui ci sta uno che ti rassomiglia e poi c'è Lucio Dalla. Lucio. Com'era l'incontro con lui? È stato bello. È stato bello, eravamo molto amici. Ogni tanto ti portava a messa? Sì, mi portava a messa lì, alla chiesa di San Domenico sempre, pregava sempre, giocava anche con Dio, entrava in, per esempio usciva un disco, no? E allora lui per gioco entrava in chiesa, poi si faceva, diceva una preghiera, poi mentre usciva diceva dai dai, Gesù Gesù aiutaci tu a farci vendere di più il disco, a farci per dire. Era molto vicino alla parola del Signore, Lucio, era anche molto generoso. Mi ha aiutato tanto in me. E avete scritto una canzone sulla vita, no? Sì, abbiamo cantato una canzone, Vita in te ci credo. Anche gli angeli, capita a volte, sai, si sfogano, ma la sofferenza tocca il limite e così cancella tutto. Ma noi abbiamo una conoscenza, un rapporto, un'amicizia che viene dagli inizi, proprio dal 62-63, quando io venni giù da Monghidoro e venni a Bologna, conobbi Lucio perché andavamo allo stadio insieme, eravamo anche tifosi del Bologna, quindi... Com'era il Natale a Monghidoro? Era un Natale di altri anni per me, perché ero un bambino, ricordo la notte di Natale, ricordo quasi sempre con la neve, quindi oggi non ci sono più queste grandi nevicate come allora. E ricordo che c'era questa sensazione proprio di voler stare insieme, io ricordo i miei amici da ragazzini, così che momenti di gioia sicuramente. Forse non ci rendevamo neanche tanto conto di quello dell'importanza che aveva il Natale. Oggi lo sento molto di più, oggi non vedo l'ora che arrivino i miei nipoti, che io ho 5 nipoti, i miei figli che poi passano, vengono ed è sempre un'occasione per scambiarci appunto, per dirci che ci vogliamo bene. In principio era il verbo era presso Dio, questo verbo che si è fatto carne, è il mistero della luce che entra nelle tenebre per liberare gli uomini dalle tenebre del male, delle pandemie, delle tenebre che spengono la vita. Questo è il Natale, è un mistero di amore, è un mistero di luce che ci viene affidato di Dio che si fa uomo solo per amore.